E chiude per 2 giorni anche Messina. Il sindaco Catiano De Luca dice è una reazione al festival dell'imbecillità. Messina blindata per domani, 1° maggio, ma anche per domenica. Il sindaco Cateno De Luca lo aveva promesso dopo gli assembramenti registrati domenica scorsa ed è arrivata questa mattina l'ordinanza con cui si impone una stretta a raduni spontanei, assembramenti in parchi, aree picnic, litorali e in generale nei luoghi all'aperto, sede di ritrovo abituale. Una disposizione arrivata in pieno accordo con la prefettura dopo una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, disposta la chiusura al pubblico delle zone del pilone di Torrefaro, della strada statale 114 in corrispondenza del litorale di Santa Margherita e le vie di accesso alle aree attrezzate presenti dei Colli Sarrizzo. Sindaco, un'ordinanza per tenere tutti a casa in questi 2 giorni. Una reazione a quella che è il festival dell'imbecillità in un momento ancora delicato, che presuppone grande senso di responsabilità. E soprattutto quello che io ritengo veramente spregevole è questa azione che viene fatta anche con un'esaltazione sui social che obiettivamente offende non solo i familiari di chi ha avuto purtroppo dei decessi, ma anche di tutti quegli imprenditori che sono costretti a rimanere chiusi e poi vedere i picnic sulle spiagge e quant'altro. Obiettivamente è offensivo. L'ordinanza è firmata e sarà interdetto non solo Capopeloro, ma i Colli Sarrizzo, tutti i luoghi pubblici, non si può sostare. Quindi questa è la reazione purtroppo al Festival dell'imbecillità. Prevista l'utilizzazione di droni per i controlli mirati pure nelle aree periferiche come litorali, villaggi collinari, mentre Guardia di Finanza e Carabinieri hanno messo a disposizione gli elicotteri per il controllo anche di zone impervie a rischio assembramenti.